vieni con me, sei morto. Non cominciamo! Nicola! 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 Basta, vi prego! Vi prego! Non ci facciamo conoscere da quel dell'altra Italia! Oh! Carmen, hai sentito come sono entusiasti i nostri concittadini, i nostri conterranei, i nostri compaesani? Che è? Non lo so, a quando sentono parlare del sud, del meridione, si appicciano! Io a quelle vengo a te mi appiccio! Scusi, vieni qua, Carlo. Circonda il maestro di Modone. No, fa caldo, tropicale è caldo adesso. Maestro, lei non ha idea, ma quando lei suona questa... Aggeggio? Questa ciclatera, come si chiama questo strumento? Ciclatera? No, perché mi hanno detto che questa fisarmonica, questo strumento qua, riesce a fare di tutto. Allora, sono di tipo, allora, visto che fa di tutto, faccio un caffè, quindi una ciclatera. Fa il caffè della Peppina. Fa il caffè della Peppina. Il caffè espresso, fa anche quello accelerato, però soprattutto è uno strumento armonioso. Scommetto che è un'armonica. La fisarmonica! Carmen, attenti, tu sai che noi nel meridione facciamo le serenate ancora. Tu ti hai mai fatto una serenata con la fisarmonica? Mai. Fagli una serenata con la fisarmonica. Quando mamma te sta male. Abbiamo fatto questa premessa. Perché abbiamo parlato di serenate? Perché? Carmen, perché volevo e dovevo annunciare l'argomento di questa sera. Voi sapete che noi qui a Sud del Sud affrontiamo ogni tanto degli argomenti particolari. L'argomento che contraddistingue il popolo meridionale, oltre a tutte le cose che abbiamo detto fino ad oggi, è anche quello di questa sera. Stasera parleremo di gallismo! Wow. Gallismo! Che cos'è il gallismo? Non è il gardid. Il gallismo è che voi sapete che i meridionali, più l'italiano in generale, ma il meridionale in particolare, che lo fermo fa su gardid. Cioè, praticamente sono i Don Giovanni. Ma perché? Perché i meridionali sono così attratti dalle belle fanciulle? Perché? Perché? Chiamandato qua c'è storia. Come si fa con questo parco di belle femme? Cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che l'italiano quando vede una donna, voi sapete che... Allora, permette signorina, come va? Permette signorina? Ma era una volta, mi ricordo quando ero piccolo io, tutti noi giovani, tutti i meridionali, confidiamo una femme, perché le donne per noi sono state l'argomento più importante della nostra vita. Noi a quando vediamo una femme ci appicciamo tutta da così, e la mamma facciamo una figa, fighiamo e a quel cammino dritto. Bravo! Ah no! E le femme camminano dritto, però la mamma ogni tanto faceva, fighiamo e a quel cammino dritto. Ma tu su culo mi dà. Voi pensate che addirittura Wolfgang Amadeus Mozart scrisse un'opera che si chiamava Don Giovanni ed era sicuramente riferita a un barese, perché i baresi sono i più grandi galletti, tant'è vero che il galletto è il simbolo addirittura della squadra di un bar, del calcio. Noi siamo galletti dappertutto. Oh,
Madonna, un soldetti, Giovafecanos. Come si diceva da queste parti, a quando sto clappa al buio e sonni, e gol! Ma il Don Giovanni è un'altra cosa, il Don Giovanni è quel che si distingue, il Don Giovanni è quel che perde un quarto d'ora della sua vita prima da sida in la casa, nello specchio, a Ptnas, a Chiamandas, l'Atejamen. Tu sai che i meridionali fanno 10 minuti di allenamento nello specchio, come una metà la sgare, allora una piccetta. Qual è il modo di accendere i fiammiferi? Perché sai, tu gli italiani, le fiammiferi la piscina da sé, no? Invece i meridionali, i baresi, quando appicci da sé, zoom, faccio un giro e gli sta addolato. E appicci dai nodi. Certe volte per guardare la femmina, sbagli la fiamma e bacio di bocca. Aspetta. Però, siccome quando si brucia c'è la femmina che la sta chiamando, loro soffrono dentro, ma facciano più di notte, facciano... Scusi, c'ho da fare un servizio. Come agire lo strato? Questi sono i baresi. Che sono baresi? I baresi sono solo dei galletti, sono dei Don Giovanni nati. Carmen! Ma tu hai conosciuto dei Don Giovanni nella vita tua? Diccelo, hai conosciuto Don Giovanni? Don Giovanni? Pochi. Pochi? Don Nicola, tanti. Oh. Don Nicola! Ma no, dai, Don Nicola, ormai è vero che Nicola è un nome meridionale, però anche uno che si chiama Nicola, praticamente quando fa il Don Giovanni è sempre un Don Giovanni. Allora, vediamo cosa abbiamo nel pubblico stasera. Abbiamo Aret Cucumazzo, stai, Cucumazzo, l'amministratore del palazzo, Cucumazzo. E insomma, lo apriamo lo studio per tutte le giornate. Grossi problemi. Sì, vabbè, grossi problemi, però questo fanciullo deve dire telegiornale. Nix, monait, nix, arbeit. E vabbè, ma facciamolo con light, facciamo e paghiamo la monait. Don Nicola Pignata, non tergiversiamo. Non ho capito cosa ha detto. Non tergiversiamo. Ma parla del tergicristallo, non è... Volevo dire, questa fagiola, la nostra giornalista, vuole sia di tutte le giornali. Lei ha pagato poco, lavorate poco. Nix, monet, nix, arbeite. Sì, vabbè, lavorate poco, ma io abbiamo saputo che gli ha aperto lo studio per 2 minuti. Yeah. E ci telegiornale va dicendo a 2 minuti che... Me ne frega niente. Sai che cosa vuol dire in 2 minuti? Il telegiornale flash, che vuol dire? Mannaggia. Vabbè, vuol dire che adesso, per cercare di sedare questa discussione, scusa, ma dal Don Giovanni siamo passati a pagare le bollette di condominio. Tu devi sapere, Carmen, che il signor Natale Cucumazzo Funatale è l'amministratore del palazzo, ha chiuso lo studio della giornalista Tresi perché non ha pagato il condominio. A noi ci stava chiuso un studio che non ha pagato l'ascensore. Gli ho detto, ma lui stavi do sottoscaldo, c'è l'ascensore, ma paga il Cucumazzo. Vieni qua, vieni! Mina Grossi! Mina, l'argomento è sfizioso questa sera. Però molto. Noi qui vogliamo. È vero? Tanto. Quanto? Tanto! Bene, allora prima di riprendere l'argomento, facci sentire la tua splendida, meravigliosa, fantasmagorica voce. Allora, vogliamo sapere che canzone ti canti? Canzone canto io, vagabondo! Vagabondo! Io, vagabondo! Dei nomadi! Io un giorno crescerò volerò, ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere l'età. Il chiarore
la strada è ancora là. Un deserto mi sembrava la città, ma un bimbo che ne sa, sempre azzurra non può essere l'età. Grazie Mina, torna! Bene, bene, siete stati veramente bravi! Il nostro meridione ormai dà dimostrazione a tutta la nazione! Artisti che partono dal sud ormai sono veramente internazionali! Hanno travalicato! Viva il sud! Hanno travalicato le Alpi, gli Appennini, le Ande, dagli Appennini alle Ande, a Lanzadre, tutto, bene. E allora adesso, United People of Terence, che siete voi, dovete sapere che questa tradizione è l'unica che si può gustare meglio di una bibita con limone perché è frizzante. E allora a questo punto sapete che vi dico? Vi lascio, maestro, vi lasciamo a che? Alla Dicevamo di questo gallismo meridionale. Continuiamo a parlare dei nostri amici, dei nostri concittadini, dei nostri compagni del meridione. Ma è vero o non è vero che si meritano il titolo di sciupa femmine? Secondo voi lo meritano? Carmen, io avrei potuto prendere benissimo prima il microfono, ma ho preferito lasciarlo a Simon, mi sono avvicinato per dire... Carmen, cara... non è una scusa, gli è proprio uno stratagemma. Gli è un brughe. Carmen, cara, mi daresti il microfono? Certo, guarda, è già acceso.
Madonna mia. Ecco come fanno i meridionali. Pur a quadro zero fanno i galè. Ma a proposito di scipa femmine, sentiamo il parere di qualche rappresentante del genere femminile. Vediamo qua, quante femminucce abbiamo, vediamo. Questa femminuccia, ma no. Questa femminuccia, ma no. Sentiamo da questa femminuccia. Senti. Silvi, ma secondo te è poi vero che i meridionali sono dei tombeurs de femmes? Tombeurs de femmes. Che sta un muro di femme. Tombeurs de femmes non è una parolaccia, significa che è distruttore di donne. Ne trovi? Ma, direi, là da dietro c'è uno. Che se ne è uscito proprio. Ma che cosa gli fate voi alle donne? Stavamo parlando di tombeurs de femmes. Sì. Appunto, mi sono sentito chiamato in causa. Tu. Chiami. A te la causa te la va a fare il produttore. Anche chiamati in causa. Scusi, che c'entri tu con i tombeurs de femmes? Lo sai che i tombeurs de femmes sono i scipa femmine, sono i Don Giovanni. Appunto. Che c'entri tu? Tu. Senti, Come tu sei Pasquale Boso Laquaglia, che secondo me sei un signore, ma secondo Carmen sei un cozzale. Quindi come fai a essere posso uno dire una cosa? Certo. Sarò cozzale, però sono un signor cozzale, vero? Vero, sì. Vero? Non esageriamo le attività. Ma certo. Senti, non fai lo scrivitare a fare un attigno. Noi abbiamo detto che i meridionali sono Don Giovanni, ma non sono Rattigno. No, io ti do di una cosa, tu devi sapere che Sant'Erma in Colle ha dato i Natale a un grande... E chi è? ...sciupa femmine, Rodolfo Valentino. Guarda, Sant'Erma in Colle al massimo può aver dato i Natali a Natale, Cucumazzo, che... l'amministratore del palazzo, Madonna, a Rodolfo Valentino è di Castellaneta. Sì. È vero. Era di Castellaneta, però Rodolfo Valentino a Natale puntualmente veniva a prendere lezioni da noi. Sì. Veniva a prendere lezioni a Sant'Erma. Sì. Mio padre ha fatto il professore a Rodolfo Valentino. Mamma. È vero. Ma secondo te tuo padre ha fatto un professore a Rodolfo Valentino e si è spostato a metterlo Broad che gli è male. Quello che fa le ciambelle col muco. Dai. Maestro. Comunque, la tradizione continua, perché a me Sant'Erma in Colle mi chiamano Pasquale Boso Laquaglia, lo sciupa femmine. Pasquale Boso Laquaglia, tu al massimo puoi essere lo sciupa galline. A proposito di galline, saluto le mie 7 galline. Pasqualina, Genzina, Natalina, Sissina, Agata, Samantha e Totraco! Però in particolare voglio salutare la mia Pasqualina. A Pasqualina! Ciao Pasqualina, ciao! Vabbè. Emo, tu posso la qua? Ciao Pasqualina! A Pasqualina saluti alla De Sé? No, sono un poco... All'Aldesse noi ci siamo un po' avete scombinato. Posa la quale posa un microfono, posa la quale non riusciamo a sapere nulla di questo gallismo meridionale. Ma possibile che i meridionali sono Don Giovanni, ormai lo sanno a tutte le latitudini, a tutte le longitudini, e noi non riusciamo a sapere qualcosa? Sentiamo, ma secondo te, dolce e splendida cantante, voce ugola d'oro, ugola di platino, ma è vero che i meridionali sono caldi? Diciamolo, sono caldi! Sono caldi? Ove? Caldissimi. Ove? Incandescenti. Incandescenti? Tanto sono caldi. Madonna! Che si squagliano. Si squagliano. Nel senso... No, voglio sapere, scusate, in che senso nel si squagliano? Nel senso... che quando vedono una donna, ma?
se la squagliano. Ah, se la squagliano, è vero, no! Dobbiamo mettere ordine! Dobbiamo mettere ordine in questa questione! Possibile, non possiamo rovinarci la fama, la reputazione di fronte a tutto il mondo! Ormai la televisione a sud e sud la vedono anche negli Stati Uniti, negli States, la vedono in Sud America, la vedono in Australia, stanno i canguri che dalla mattina alla sera stanno a chiamare a sud e sud, perché loro stanno più a sud di noi, capito? E ci vanno a sentire scuola! Dobbiamo essere chiari, scusami, Mina, tu che hai un nome così esplosivo, secondo te che vuoi dire, che noi meridionali siamo tutto fumo e niente arrosto? Senz'altro tutto fumo. Un fumo a sé. Il fumo a sé. Madonna, ci ha da aver, di che ci vuoi buttare giù, di che lui è uscito, allora che vuoi dire che l'arrosto non ce l'abbiamo? Ove? Una bistecca? Un cotechino, un salsicciotto, oh, e quale arrosto? Non chiamerei! Non chiamerei, ormai abbiamo capito che dobbiamo cercare di contenere la nostra grande fama. Fa bene, Min, se no do tutte le femmine, tutte le donne del pianeta, tutto a Barben. E non si massa, perché ormai vengo dall'Albania, vengo dal Kosovo, vengo dalla Grecia, vengo dalla Jugoslavia, vengo pure dal Sud America, dall'Australia, dall'America non ce la faccio più. Tu ti immagini se arrivasse una nave carica di 10, 20, 30 mila donne che vengono da tutto il mondo, eh? Quanta concorrenza per te. Piacerebbe, sì. Bene, allora a questo punto cerchiamo di ridurre, di diluire l'attenzione. Maestro, vorrei venire a parlare con ella. Posso conferire? Conferisco. Secondo lei che è così innamorato di amore, musica e sport, è vero? Allora, nella musica è compresa anche la canzone? Certo. Chi è che si sente questo comodo? Hai fatto un versaccio. Non è un versaccio. È possibile che nei confronti della musica ti comporti in questa maniera? No, vabbè. Allora, dico, nella musica è compresa anche la canzone. Anche la canzone. Quindi possiamo andare avanti con una canzone? Quale canzone? Devo andare ancora in intervista. Il tuono è un tuono di tempesta. Vediamo subito! Fabrizia! Fabrizia, guarda. Hey! Il maestro Di Modugno, che sempre ci accompagna. Il maestro Di Modugno è l'accompagnatore ufficiale di questa compagnia, di questo spettacolo. Fabrizia, ormai abbiamo scoperto che sei una star di prima grandezza. Dici un poco, oggi ci vuoi deliziare con una delle tue splendide canzoni? Sì. Eh? Ah, come si chiama? A fuego lento. A fuego lento, come un ragù che fa schmà. Bravo. Come un ragù, a fuego lento, Fabrizia! A fuego lento tu mirar. Fuego lento tu nada, vamos fragando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. Sigue el camino del cortejo. Ah, fuego lento, fuego viejo, sigo avivando nuestra ya. Tantos días como sueños, tanto sueño que no acaba. Fuego contigo tengo el alma enamorada. Me lleva, me vacías, me desarmas. Ay, 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 amor, cuando me amas. A fuego lento, revoltosas. Caritas que parecen mariposas. Se cuelan por el arco de la rúcula, llevando sentimiento, amor, collar a fuego lento. Fuego lento mi cintura, a fuego lento con mistura, tramando este calor, la danza de los mares y el sabor del fuego a fuego. Sigue el camino del cortejo, a fuego lento.
viva con nuestra ya. Los días como sueños, tanto sueño que no acaba.
previsione ha preso piede, ormai questa trasmissione la vedo da tutte le parti. Carmen, tu lo sai che noi meridionali siamo diventati famosissimi, ormai su tutti i giornali si parla solo di noi. E certo che lo so, lo vedo. Lo vedi anche tu, lo vedi che Carmen, sei contenta di essere meridionale? Tantissimo. Sei felice? Carmen, lo sai che a Nord hanno già fatto una trasmissione a Nord del Nord? Ma no. Ma non si può, beh, che ne dobbiamo fare? Già ci sta limitando. Tu ma vuoi mettere a Nord del Nord con a Sud del Sud? Bene, andiamo avanti, andiamo avanti. Maestro, scusate, scusate, scusate. Sì, ma è. Si distinguono anche perché sanno fare di tutto, sono eclettici, sono poliformi, sono di multiforme ingegno. Tu sappiamo fare, vediamo un po' chi no. Tu bassista, è vero che così un bassista? Io bassista un po' alto. Perché i bassisti sono tutti alti? Io mi sento basso nei confronti di un bassista. Questo qua back and down, sono a me. Un grande. Bassista. Senti, ma noi dobbiamo dare dimostrazione di saper fare tanto. Tu da queste settimane, due settimane che stai con tu coso dove sta fressando, che cos'è? Che cos'è? Una padella questa? Questo è un basso. È un basso? Sì. Perché ce l'hai così alto? Ma noi vogliamo vedere, di che meridionale sanno suonare di tutto. Se ci vuole un altro strumento. Che strumento è, maestro? Uno che... Suona il campanello della casa. Il campanello della casa. Suona pure io. Che vogliamo vederti. Popolo, lo volete in un altro strumento? Allora, facciamo così, il basso lo sequestro io e il bassista suona ciò che vuole, cioè, cagli strumento, circuito, no. La trombetta, come si chiama questo? Sassofono. Ah, sassofono, praticamente il sax. Quello che cantava, quello che suonava Gino Paoli? Come no? Gino Paoli lo cantava, lo suonava, me lo ricordo, faceva... Saxi che il mare ha consumato. Saxi che il mare. Allora, ti voglio vedere, questo che tipo di sax è? Barone, barone, barone. Contralto. Che vi sia il contralto, che va contro le persone alte. ci sono gli altri, mi sono alzato. Tu sono più alto del basso. Suonare, cantare, suonare. Thank you.
bassista, è veramente bravo, bassista! Vito, bassista, come si chiama questo pezzo? Questo è un pezzo tratto dal mio ultimo album, Pieri Satina. Tutti hanno fatto la... Qual è il tuo album delle fotografie? Che album? No, delle figurine. Delle figurine panini. Allora, dall'ultimo album delle figurine panini di Vito Di Modogno. Come si chiama? Come si chiama? Pieri Satina. Pieri Satina. Grazie, torna a posto. Posso stringerti la mano? Bene. Allora, sentite, maestro, lei ci ha dato veramente una grande prova che i suoi ragazzi, i suoi uomini, sono veramente eclettici. È vero? Popolo! Popolo meridionale, unitevi! Allora, grazie. Siete orgogliosi di essere assurti ormai alle cronache di tutti i giornali d'Italia, eh? Sì! Voi lo sapete che sul quotidiano il giornale. No, voglio dire, sul quotidiano il giornale, sul giornale il quotidiano, hanno parlato molto di noi, lei lo sa? Sì, abbastanza. Senta, ma lei appartiene a Tex Willer? Sì, come lo sa lei? E che è, il cugino carnale? Il nipote di Tex Willer. Abbiamo il nipote... Scusi, lei è meridionale? No, sono del sud. Di dove? Bari Vecchia. E beh, non sei meridionale? Sì, sono del sud. Ma lei lo sa che un del sud è anche meridionale? Anche, non lo sapevo. Che cosa dice per lei meridionale? Che siamo giù proprio. Che cos'è il meridione? È da dove deriva la parola meridione? Dal tacco. Qual è il contrario di meridione? Contrario. Settentrione. Contrario di meridione cos'è? Settentrione prima dell'inflazione. Dopo l'inflazione si chiama ottentrione. Oh, bene. Ottentrione. Bene. Allora, adesso abbiamo la nostra grande, meravigliosa Silvia Comaruba Valdés che ci farà deliziare con i suoi balli! Y estoy muy seguro, en este mundo, vemos muchas personas igual que esta canción. Así nací, así viviré, casi moriré. Cucumazzo ha parlato, il ragioniere Natale Cucumazzo, l'amministratore del palazzo, non è d'accordo. Perché nein? Italianen grosse terronen fresche caput, ja? Traduciamo in italiano, ha detto che gli italiani sono grandi terroni, cioè terroni contadini meridionali, fresche caput, che ha la capa fresca. Iavul! Fresche caput. Come? Iavul! Iavul! Senti, lei mi pare che sta passando un brutto quarto d'ora, perché ormai tutto il pubblico è favorevole a Tresi. Lo abbiamo scoperto, Tresi. Tresi! Madonna! Tresi!
la nostra, cioè ormai vedi, ci sono tante, tante persone che ci scrivono per te, Tracy, ma che occhi che hai, lo sai che i tuoi occhi ormai hanno riempito le copertine di tutti i giornali, guarda la telecamera, guarda. Sì, davvero. Senti Tracy, ma lo sai che tua madre dovrebbe avere un avviso di garanzia? Sì, davvero? Sì! Tua madre dovrebbe ricevere un avviso di garanzia per corruzione, perché ha corrotto la luce delle stelle per farla venire nei tuoi occhi! È vero! Sono Don Giovanni gli italiani, eh? Sono Galletti. Sì, sì. È vero. E che perdi, Nicola? Come che cosa mi perdo? Vuoi venire stasera dopo la mezzanotte con me? Madonna santa, senti, non posso. Dopo la mezzanotte... Senti, dopo la mezzanotte, meglio che mi vedo il telegiornale, ma dimmi un po'... Che cosa ti perdi? Lo so, ma dimmi un po', la gente vuole sapere quando va in onda il tuo telegiornale, questo teletrambusto, non riusciamo mai a vederlo, a che ora? E a mezzanotte vanno in onda la rondina del piacere. Ah, la rondina del piacere? Sì. A mezzanotte, vamo, sì. La rondina del piacere. E nell'oscurità ognuno vuol godere, son baci di passione, l'amore non sa tacere, e questa è la canzone di... quante erano? Di mille capine. Capinere, non ci hanno fatto scoprire a che ora fai sto telegiornale. A mezzanotte va la rondine del piacere. Questa rondine fa Marina Merkel, la rondine, ma in Italia è la ronda del piacere. Sì, va bene. Io non essere italiano. Va bene, non essere italiano, caput. Alle 20... Nico! A quando vai sul telegiornale? Dopo le 24. Di la verità. Senti Tracy. Sì, ma perché la vostra televisione si chiama Teletrambusto? Perché abbiamo John Arons Trambusto. Si sta doio, barra uomo e mor, non si sta scappa. Allora lo diciamo da capo. Si chiama Johnny Arons Trambusto. Praticamente per i meno abbienti, Giovanni Oronzo Trambusto. E allora sapete che facciamo adesso? Per mettere ordine in questa trasmissione, io e il maestro di Modugno vi regaleremo quello che succederà fra poco. Maestro, che succederà fra poco? Benvenuti. I nostri amici di studio. Nino. Chi è Nino? Benvenuto. No, Nino, benvenuto, sei un saluto, maestro. Lei capisce molto di accordi, ma do a qual palchino, mi capi? Benvenuto anche a tutta la gente che ci sta ascoltando da casa. Sì, tu lo sai che siamo diventati beniamini di tutti quelli che stanno a casa. Gigi. No, beniamini, vabbè, maestro, vuoi sapere, date il tuo, prima il tuo bassista, do a cangiastremen, ma tu sempre tu cap, the cause soon, do, su giubileo. Questo contiene tutti gli strumenti. Sì, vabbè, ma... Però io sono poliedrico. Sei poliedrico? Che significa che abiti in poliedrica? Che significa? No, la gente vuole vedere, è possibile che il maestro Modoni stia pescato la fisarmonica? Qualche altro strumento lo suoni pure tu, senti, dai. Suoni il violino. Allora con l'immaginazione ci dobbiamo trasferire. Dove? Nelle Hawaii.
Ah, perciò si mischia a me. Ah, lì tra, lì, lei, ci trasferiamo negli Hawaii con il maestro Pino Di Modugno. Vedi cosa fa. Vai, maestro. Andiamo, oppure in Sicilia, andiamo in Sicilia. Vai, in Sicilia. Andiamo in Sicilia, andiamo. C'è così che sa cosa. Che sono? Tre chitarre misi una presa all'altra. È una chitarra di... Che cos'è? Una chitarra hawaiana, no? Che lo vuoi. Che lo vuoi, la vuoi, è qui da dalle. E senza Hawaii. No, nei meridioni noi di Hawaii ne abbiamo un sacco. Però, quindi... siccome questo si usa molto nelle Hawaii, sì? E noi stiamo a sud del sud, siamo in Sicilia. Andiamo in Sicilia. Che facciamo? Un pezzo alla minore. Allora, un pezzo in si minore alla chitarra hawaiana, un pezzo siciliano. No, non è siciliano, è di Nino Rota. Di Nino Rota? Sì. Che è siciliano. Siciliano. Nino Rota. Sì. Si minore. Pino Di Modugno, ma torniamo sul nostro argomento. Vediamo che se l'uomo dimentica sotto il sole dalla mamma, ci dà adesso un saggio di quella che è l'abilità di tutte le persone che hanno la faccia un pochino scura, perché danno la dimostrazione di essere anche loro meridionali come noi, a sud, più a sud, dal sud. Oh, abbiamo i Bu, Deborah e Antonella del gruppo Africando Salsa. Ancora come se tu sei la nostra.
fosse solo l'ultima, magari l'unica. Grazie. Bene. Il maestro è un tipo scherzino. Questa tradizione ormai mi stanca. Che vuoi? Ci ha due tu non ce la fa scherzino. Come sei detto prima? Sì. Che da di tuo fumo? Sì. Le io so dei, le chiacchiere so sane. Sì. E faccio pic. Poi non è così. Sì. I bossi da me, io devo presentare adesso la cantante, perché di batteria proprio non lo sento. Ma a te le strascinate ti piace, di la verità? Le strascinate, certamente. E le braccio? Le braccio. Allora, mentre io e voi andiamo a farci un bel... piatto di strascinate e di braciole, abbiamo la splendida cantante Mila Grossi con Gianna! Gianna sosteneva tesi e illusioni. Gianna prometteva pareti e fiumi. Gianna aveva un coccodrillo e un dottore. Gianna difendeva il suo salario dall'inflazione. In quel tempo i giovani di Bitondo
venivano tutti alla mia diocesi e dicevano: Monsignor, tenemo per Deutsch. E correvano dietro Gianna, dietro Francesca, dietro Michela, dietro Giovanna. Fedeli, anche voi, quanti giovani di Bitonto vi sono corsi attorno? Via, preghiamo, Domines, Domine, Femme, Calomine, e non che si muogni una femmina per 538? 538? 538? Nel primo mistero don Giovannesco si contemplava il giovane di Bitonto che venne al prete e disse: Maestro, tengo un predetto, e mo come ha feo? E io non ci risposi, è morta da spesso! 538. 538. Il nostro è più lungo del vostro. 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 Misuriamo, misuriamo e dopo vedremo. Ite puntata est, ite puntata ovest.